Oggi dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Se dico veloce, intendo dire Massimiliano Palladino. Quest'anno avrà degli avversari diversi. Non so se li teme e quanto li teme. Chiediamolo a lui. Ah beh, io ho sempre temuto tutti, quindi faccio attenzione a tutti, ragazzi, ma vanno tutti forte. Il problema quest'anno sono i giri. 16 giri per me è l'apocalisse, quindi vedremo. Vedremo come va a finire. Sarà dura, c'è da imparare. Proviamo. La voglia di imparare ce l'hai, sì. La costanza di correre anche, e adesso metterai in pratica tutto quello che vuoi. Vediamo quanti scaffioni prendiamo. Ci vediamo anche l'idea di parlare. Va bene, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Massimo Bocelli, grandi risultati nella scorsa stagione. Quest'anno sappiamo che ha uno dei circuiti dove si correrà, che è, diciamo che è un circuito di casa sua, che è quello di Cremona, vero Massimo? Certo, sono contentissimo perché finalmente si gira sul circuito di Cremona, è un bel circuito, insomma per le categorie, quelle per la 1000 è un circuito importante perché c'è un rettilineo che non finisce più. Speriamo di arrivarci con un bel tempo e soprattutto con una situazione migliore. Bene, allora già è bravo, corre in casa, ci aspettiamo grandi risultati. Ci vediamo in griglia, grazie Massimo. Ci vediamo tutta, grazie. Grazie a voi, ciao ciao ciao. Se parliamo di grinta, parliamo di Walter Bartolini. Vogliamo chiedere a lui come ha intenzione di affrontare questa nuova stagione di gara. Ma questa stagione è partita un po' male perché l'ho preso un po' con questo Covid, mi ha un po' smontato, perché l'anno scorso sembrava una cosa passeggera, invece dopo vedendo un po' tutti i fatti, allora mi ha un po' smontato a livello di voglia. Però della moto? No, condizione della moto, adesso abbiamo cambiato due o tre cose, che la moto è sempre quella, però abbiamo cambiato due o tre particolari, sempre per stare dietro il Superbike, che sai, noi abbiamo un due valvole, però adesso sembra che vada bene. Dopo guardiamo i tempi e... Ah, scusate un attimo, devo andare, scusate. Cristian Brugnone, partenza in prima fila, cosa ti aspetti dalla gara? Mi aspetto di vincere, naturale. Grazie, in bocca al lupo. Massimiliano Palladino, debutta in classe regina, quali emozioni? Nervoso, tanto, tanto nervoso. Vediamo come va, sarà dura, sarà lunga, ma ci proviamo. Gabriele Perri, come sono andate le qualifiche e cosa ti aspetti dalla gara? Purtroppo abbiamo fatto una brutta qualifica, stiamo facendo un po' fatica a lavorare su questa moto. Speriamo adesso di trovare un po' la direzione giusta in gara con le ultime modifiche e fare un po' meglio. Ben ritrovati, circuito di Varano, qui al mio fianco sempre Super Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua Andrea per la 1000 Stock Open, si parte alle 15.30, vado con la griglia di partenza malfatto, Brugnone Bartolini racchiusi in due decimi, seconda fila Piano Palladino Mozzachiodi. Qui sono un po' più attardati, all'incirca 6 decimi. Terza fila Bocelli Pace, quarta fila Cristini Milanese Capraro, Venezia Magnano Perri, Cornia Crosetti. Ci aspettiamo, è sempre stata una gara molto molto interessante, anche lo scorso anno tante emozioni, ci aspettiamo una bella gara. Assolutamente sì, finalmente si sta un po' rimpolpando la 1000 perché è sempre stata una delle categorie
più belle di tutte, proprio la classe regina. E quindi dai, vediamo. Tu non ci sei mai in queste classi regine? No, io sono ancora principessa. Eccolo lì, la principessa, sono partiti! Andrea Tomio che è al mio fianco, ci divertiremo anche perché sono bei 16 giri importanti. Mi sembra che sia scattato bene Brugnone davanti a Malfatto. Qui siamo on board con Walter Bartolini che lo scorso anno a Cervesina si rese autore di un errore, poi provò a recuperare, non ci fu la possibilità e mi sembra che arrivò quinto se non erro, però nonostante avesse già vinto il titolo. Madonna, guardate qui, tecnico, un commento tecnico, madonna che svirgolone. Brugnone davanti, mi sembra Malfatto alle spalle. Adesso cerchiamo anche di capire come si incastrano tutti i piloti. 16 giri, Andre, 2350 metri, è una delle piste più tecniche, lo ricordiamo. Non solo, è una delle piste più faticose, perché davvero, Varano, non hai un attimo di respiro con la 600, non oso immaginare con la 1000, davvero. Tu hai gareggiato? Sì. No, ti devo commentare? Forse sì, non lo so. Comunque mi sa che per la 1000 davvero è impegnativo. Adesso, a parte gli scherzi, è una pista davvero tecnica, impegnativa. Anche il dritto non è, sì, dritto. Non è dritto perché in curva, hai ragione. Eccoli qua, Brugnone, Malfatto, Bartolini, Mozzacchiodi, Cristini, Perri, Milanese, Bocelli, Palladino, Sciacca, Capraro, Pace, Cornia, Venezia. Palladino che ha fatto un salto di qualità. Esatto, dalla Race Attack è passato alla Open. Brutta partenza per il Palladino, eh? Era quinto o nono. Sto andando un po' anche a fare un po' un check su chi è partito meglio e chi è andato peggio. Cambio anche di Manuel Mozzacchiodi, che l'anno scorso faceva la, sì, stock, quest'anno invece è passato alla Open, cambiando tipologia di gomme. Pare anche che si sia trovato molto bene, perché dai, è lì tra i sesto, partiva sesto e si trova quarto in questo momento. Mamma mia, mamma, però che stacco. Brugnone e Malfatto se ne sono andati, Andre. Stanno andando a martello? Subito. Il fatto è, qua invece in 16 giri con le 1000 puoi recuperare il degrado? Il degrado delle gomme c'è sicuramente, quindi qua dipende anche dalla mescola che uno ha pensato di mettere. Non fa un caldone importante, però c'era quel venticello importante, lo possiamo però dire. Però qua i cavalli ci sono e quindi il consumo c'è. Brugnone intanto sta cercando di iniziare a crearsi uno spazio per staccare Malfatto. Mozzacchiodi bene su Bartolini, lo sta contenendo e anzi ha messo qualche decimino tra sé e il quarto. Walter Bartolini, Cristini bene con Milanese quinto, Perri, Bocelli, Palladino, Sciacca, Capraro, Cornia, Venezia, Magnano. Questa è come si stanno incastrando in questi due piloti. Si stanno staccando i primi sei da tutto quanto l'altro gruppone. Sì. Brugnone sta iniziando a costruire un vantaggio. Sembra proprio di sì. In realtà anche, cioè Brugnone e Malfatto si stanno un po' staccando da Mozzacchiodi, che è il diretto inseguitore, diciamo. Sta del facendo podio. Da tappo, secondo te, a Bartolini? Una domanda. Mozzacchiodi? Sì. Non mi sembra, sinceramente. E poi nel caso Bartolini non chiede molto permesso. Infatti, se deve passare. Infatti, passa. Eccolo qui, Bartolini. Si sta iniziando. Mamma ecco, mia! L'ho detto adesso. Me l'hai detto ed eccolo lì. Passa Bartolini con un sorpasso mega, super sorpasso di Bartolini. Tra l'altro è la X prima del... No, è così direttamente la parabolica? No. Allora, quella lì è l'uscita del ferro di cavallo e c'è prima del un doppio finale. Destra, esatto, e poi... Bellissimo bello, sorpasso, bello. Grande! Bartolini non chiede molto permesso e ti non posso chiesto. Garantire che non ne abbiamo visto la gara prima, no. Perché so sembra che l'abbiamo vista prima e voleva vantarsi Andrea Tomio. Invece no, anche perché... E questo io te l'avevo detto, mi sembra che Bartolini ne abbia di più. E a questo punto forse nella prima fase pare di sì. Adesso vediamo. Sta cercando di ricucire il gap, mentre qui si sono staccati tantissimo. Bellissima questa apertura dall'altro. Sì, sono belle queste nuove immagini. Perri, anche lui, ottava posizione. Palladino è riuscito a scavalcare Perri e Sciacca e si è messo in settima posizione, sicuramente più consona rispetto anche alle qualifiche che lo avevano portato in quinta. Tanto eccolo lì, errore di Brugnone. Andre, errore di Brugnone. No, a terra. Cade anche a terra Brugnone. Andiamo a rivedere il replay.
qui naturalmente siamo on board. Lungo, è arrivato lungo. Arriva lungo, poi va nella ghiaia, lì la moto non la tieni più su ed è un problema. Vediamo se riparte Brugnone. Speriamo che qualcuno glielo permetta. Questo è uno slow motion di Brugnone, non è in questo caso il dritto di Brugnone. Che peccato. Che peccato, secondo me stava spingendo forte. Non stava... ti chiedo troppo, perché comunque siamo al quarto giro. Lo so, però è proprio, malfatto, È proprio il fatto che lui, secondo me, nella sua testa voleva provare a scappare. Ha forzato un po' troppo lì, basta veramente frenare e vai per terra. Sì, fai un lungo e basta. Cioè. Peccato. Quindi perché... fuori il leader della corsa, adesso Malfatto... Adesso Malfatto vediamo anche che bel vantaggio ha da Bartolini. Se Bartolini prova ad andare a insidiarlo. Quindi a questo punto Mozzacchiotti si trova terzo. Terzo, primo Malfatto a questo punto, Bartolini secondo, adesso sta scorrendo, mamma mia, è un buon vantaggio. È un buon vantaggio però ma Bartolini... Ma io non sottovaluterei Bartolini, sinceramente, perché... Deve ricucire un gap non da ridere, No, però sono ancora eccolo tanti qua. Giri, riparte. Ma... Sì, riparte, sta ripartendo adesso Brugnone, vediamo. Ma tra l'altro in un punto pericolosissimo. Perché rientrare infatti guarda le bandiere gialle lì che stavano sventolando. Palladino, Max Palladino, passa Milanese e si rimette in quinta a questo punto, Andre. Sì, ma sta andando bene Palladino, comunque. Sai, fare il salto di categoria non è mai facile. Questo ci fa capire che è stato un gran pilota anche lo scorso anno con Torchio. Ricordi le belle sfide tra loro due? Sì, assolutamente. E diciamo che lui ha fatto un passo in avanti, ma è anche cresciuto a livello di gomme. Quindi la moto adesso non so. Cristini quarto, mamma mia! Come è cambiata la classifica con il buon Brugnone che rientra, ma dal fondo della classifica. Secondo me Brugnone si è rientrato, però Andre in qualche maniera proverà ad insidiarlo. Non ci arriva, ascolta, i primi di bisogna vedere se la moto non si è fatta nulla di strutturale. Si sono entrato qualche sassolino, ghiaiette, eccetera. Perché comunque anche ricordiamo che con la ghiaia, per dire, io ho fatto il dritto alla gara scorsa. Ma tu lo fai sempre. Sì, esatto. E ero pieno di ghiaia e non mi hanno fatto rientrare, quindi... Ah, adesso perché, capiamo allora se per rischio che potresti riempire la pista. Intanto, Andre, Malfatto, Bartolini, Mozzacchiotti, Cristini, Palladino. Prime 5 posizioni, ti dico, un po' inaspettate. Crosetti in 14esimo, lo vediamo che prova la rimonta su Magnano per entrare nella 13esima posizione. Bella gara però, Andre. Peccato davvero... Aver perso Brugnone. Forse perché lui se sarebbero dati tutti quanti. No, pensavo, mi sembrava una Ducati Brugnone davanti. Sì, che ho detto magari è rientrato, ma secondo me è rientrato in box. Adesso lo scopriremo. Però se vediamo uno che rimonta come un pazzo è lui. Esatto, potrebbe perché essere. Perché stava girando rispetto agli ultimi, stava girando in maniera forsennata. E vediamo se riesce a rientrare in qualche maniera. Intanto Malfatto, Bartolini alle spalle, si stanno cristallizzando tanto le posizioni qua. Malfatto probabilmente sfruttando Brugnone i primi giri ha preso quel margine che adesso per Bartolini è dura da ricucire. Però a me sembra che giro per giro Bartolini in qualche maniera ci sta provando. Sì, sicuramente. Anche perché Andre, possiamo dirlo? Sto guardando un po' la classifica dei tempi. Malfatto ha girato in 1.08.059, ha fatto la pole position. Bartolini in 1.08.277, poco meno di due decimi. Bisogna capire in gara poi come sta andando. Bisogna capire se Malfatto si sta tenendo, se arrivano anche dal box delle considerazioni per dire non spingere così tanto perché hai già un vantaggio abbastanza importante. Può essere. Qualcuno ai box, ho visto qualcuno che andava ai box, non so se sia Brugnone, ma ho proprio visto una moto che si accingeva ad entrare ai box. Vediamo adesso chi è, anche in base allo score delle prime 14 posizioni con Malfatto, Bartolini, Mozzacchiotti, Cristini, Palladino, Milanese, Sciacca, Bocelli, Perri, Venezia, Magnano, Cornia, Crosetti, Pace. Queste le prime 14. Esatto, intanto tu li conosci qualcuno di loro personalmente? Sì, quasi tutti, sì. Chi è il più... Più bello? Ma chi è il più bello? Non lo so. Chi è il più bello? Non lo so. Non già si prima... esprime il buon Andrea Tomio, che viene sempre accompagnato dalla sciura, diciamo. Esatto. Al box. Ma sono questi due?
Ah Bartolini. Hai visto? Bartolini come sta ricucendo. Cuci, lavora, cuci, copia e incolla. Malfatto, deve stare attento, Andre. Guarda, chi è il più temibile a questo punto? Ti posso dire Bartolini, perché Mozzacchiodi si è staccato. Un po' sì. Bartolini sta soffrendo invece... secondo te lo stacco di categoria anche Mozzacchiodi? In realtà no, perché no, terzo. Cioè, no, sarebbe nel senso, quarto se fosse Brugnone quarto, non è che è quindicesimo. No, secondo me non tanto, però Bartolini lo vedo più incarognito ad andare a vincere. Cioè, secondo me si è messo in testa di andare a vincere. Cavoli, è vero. Guarda qui, Brugnone, eccolo Andre, è ancora in è pista. Rientrato. Allora, è la rientrato, moto... e sta provando ad andare a riprendere qualcuno. Io te l'ho detto, questo si gira, gira come un forsennato per provare almeno... Eccolo qua. Eccolo qua Brugnone che sta provando, anche perché tra poco evidentemente la moto non aveva danni. Questo è Mozzacchiodi. Sì, Emanuele Mozzacchiodi, che veramente, come dicevi tu, anche perché sto guardando un po' i tempi, Andre, in qualifica Mozzacchiodi andava un secondo e due più lento, si trova comunque terzo e partiva da sesto. Sì, calcola che sempre il passo in gara è un po' più lento rispetto alla qualifica, eh. Quindi lui sicuramente fa un po' meno fatica, probabilmente col fatto che il passo in gara sia un po' più lento. Sì. Eccolo qui, ecco qua, stiamo vedendo un po' di slow motion. Questo è Cristini che si trova quarto e partiva Andre decimo. Anche vedi, qui super come cambiano partenza. le cose in maniera anche importante, cambiano, nel senso non è da poco, cioè questo ci fa anche capire che probabilmente la qualifica sia importante, però in questo sì, caso virgola, è da contestualizzare fino a un certo punto. Sì. Perché un pilota che da decimo si trova quarto, evidentemente sta facendo un garone. Malfatto, come sta facendo un garone Bartolini si è avvicinato, ragazzi, gara, adesso a questo punto Malfatto o inizia a spingere per scappare oppure è rientrato risucchiato da Walter Bartolini, che ha mangiato minimo 2 secondi e mezzo. È arrivato. Mozzacchiodi si sta provando, gli vede in lontananza, ma forse non proverà a fare chissà che cosa. Cristini, gran gara, un solco tra sé e Palladino alle spalle, che tra poco spunterà mentre siamo on board con Cristini. Andre, a questo punto siamo a metà gara, non chiedo pronostici, previsioni, però ti chiedo, a prescindere, sì, mamma mia, Bartolini si è avvicinato tantissimo, ma tanto. E tra poco vediamo proprio Bagar sicuramente, stava già provando ad entrare qui, Andre. Secondo me ancora un giro o due massimo che si avvicina per davvero. Dici che lo studia un po' prima? No, cerca ancora di prendere ancora un po' di metri, quando è vicino lo passa, cioè ci prova. Ci prova, anche perché io ti ho visto da subito. Hai visto la gara prima? No, te lo giuro. È vero, ragazzi, no. Mi guarda come per dire, non dire cavolate, non l'ha vista. E vi dico che non l'ha vista, perché stava a magnà il lupetto Andrea Tomio. Mamma Bartolini, ci siamo, Andre. Altro che un giro, forse già qui. Lo ha passato, Walter Bartolini. Questa qui sarebbe l'incrocio a ferro di cavallo, giusto? Sì, dopo il ferro di cavallo. Dopo il ferro di cavallo Bartolini passa Malfatto. Che margine, bravo. Mamma mia, ma ti chiedo a questo punto, non è che Malfatto, non che abbia sottovalutato, ma che non ne avesse proprio? Ah sì, a questo guarda punto. Lì, cioè, che stacco di Bartolini, sta scappando. Bravo. Ha avuto... Allora, poi ragazzi, noi non abbiamo i tempi live sotto mano. Quindi, i raffronti cronometrici non li abbiamo in questo, ma diventa, ha fatto una progressione ha fatto anche una progressione, clamorosa. Quindi bisognerebbe capire, e questo poi magari lo scopriremo più, o qualcuno che ce lo scriva qua sotto, se effettivamente Malfatto stava girando un po' più piano in gara o se Bartolini ha iniziato a spingere. Hai capito? Quello mi piacerebbe capire. Dalle immagini sembra che Bartolini sia andato come un matto. Sì, è vero. A prendere. Perché c'era tanto margine. Eravamo qui al quinto giro a dirci, quando c'è stato il lungo, il dritto di Brugnone, ci dicevamo, ma chissà se recupero, se è una gara in era solitaria. Tanto lontano, era molto, tanto lontano. A questo punto mi sarebbe piaciuto ma vedere... Ma degrado delle gomme, visto che mi parlavi di degrado? Forse per gli altri, mamma per Bartolini mia, no. Andre, mamma mia, ha messo almeno 2 secondi a vista tra sé e Malfatto. No, ecco, quello che ti dicevo è, mi sarebbe piaciuto vedere con Brugnone a questo punto Bartolini. Brugnone che è 14esimo. Mi sarebbe piaciuto vedere se Bartolini e Brugnone. Se fosse rimasto davanti, secondo me andava a prenderlo. Secondo me ci fanno divertire direttamente a Cremona. A Cremona sicuro. E a Cremona è una pista... Dai, raccontamelo un po'. Intanto stiamo vedendo Bartolini sta mettendo un solco tra sé e Malfatto. È una pista sicuramente molto più veloce di Varano. E la moto di Bartolini è più
diciamo, avvantaggiata in questa pista. Perché è più aerodinamica? È molto agile, è una moto... Ah, che nelle curve riesce a buttarsi più a piegare prima, invece nel dritto fa un po' più fatica? Adesso io non vorrei dire una cosa per un'altra. Rispetto alla Ducati di Brugnone. Forse sì, però non vorrei dire una cavolata. So che questa moto, da quello che dicono, poi io non l'ho mai provata, è molto agile. È molto agile, quindi sicuramente a Varano si butta tantissimo, ragazzi. Meglio. Ha preso un margine incredibile. Penso che Malfatto non ne abbia proprio più e che abbia dato il massimo. Sì. Questo mondo Malfatto magari si guarda dietro, Mozzacchiodi è lontanissimo e dice: ma perché non mi accontento della seconda? Della terza. No, della seconda. Malfatto secondo, Mozzacchiodi è terzo. Primo Bartolini, dico Malfatto si accontenta della seconda. Malfatto della seconda, Mozzacchiodi della terza, tranquillo. Esatto. Si cristallizzano fino alla fine. Intanto slow motion di Paladino. Quinto, comunque ha recuperato tutte le sue posizioni Paladino. Sì, da quello che vedo è la moto stessa dello scorso anno. Esatto quindi... un casco penso in omaggio di Valentino Rossi, ho visto un 46. Tu che casco hai? Io quello Andrea Tomio, c'è il mio casco. Sì, qui sta parlando con un professionista, mica pizza e fichi. Guardalo qua, Bartolini. Slow motion con Bartolini. Che moto è la sua? È appunto, è una moto artigianale. Una moto artigianale. Quindi... Qui siamo live con Perry, intanto che prova a scavalcare Venezia per la nona piazza. Sì. Quindi tutto quanto lui. Sì, tranne il motore che mi sembra un motore Ducati. Anche lui è un motore Ducati, esatto. Ducati. Però la moto è appunto artigianale. La moto è sua, fatta, consumata d'uso e consumo di Bartolini che sta staccato in penna quasi dall'altra parte. Esatto, un pazzo Walter Bartolini, un pazzo che sta andando a chiudere il dodicesimo. Forte. Sì, Perry qui intanto si stacca in qualche maniera da Venezia che sta cercando di dargli una paga mentre vediamo, continuano a spingere, incitare i piloti e iniziano i doppiaggi, Andre. Sì, siamo in zona doppiaggi, mi sa, tra poco. Si sta facendo un Io vorrei sapere, quello svirgolone iniziale, di chi era? Di Magnano, di Venezia, scodata? Alla prima curva, subito, al primo giro. Ma non è che forse... Ora Magnano o Venezia? Glielo chiediamo e cerchiamo. Scrivetecelo qua sotto. Esatto, Brugnone tredicesimo intanto ha scavalcato Pace. Sta provando in qualche maniera a rientrare tra i primi 10, almeno Brugnone. È un guanto di sfida che deve accettare per forza di cose, perché se va a vedere la gara, un disastro per lui quel dritto, perché se la giocava sicuramente probabilmente con Bartolini. Magari arrivava secondo, magari arrivava terzo, ma non arrivava di certo tredicesimo, dodicesimo, undicesimo. Però ecco, già ti girano subito le scatole perché dici, butto via dei punti. Però magari è meglio che succeda al terzo giro, Andre, piuttosto che al nono, a un certo punto prendi, lasci la moto, sei talmente arrabbiato che dici vada via il chap, come dicono gli altri. No, forse lo diciamo da queste parti qua. Questi personaggioni di Milano, della Milano bene, tra cui Andrea Tomio, tredicesimo giro, si va a scaldare Andrea Tomio perché tra un po' corre anche lui. Dove gareggi quest'anno? Io... Non lo dice, ragazzi, ride. No, faccio. Allora, diciamo che faccio un altro. La comparsa. Faccio le comparse nei film. È bello di Andrea Tomio che sa scherzare all'occorrenza anche. Sono venuto qua a fare questa gara. Adesso vediamo se faremo anche le altre. Ma sto facendo un altro campionato. Ah, quale fai? Sto facendo il National Trophy. E... Sempre legato al. No, al moto estate. No, è. Un'altra roba è wild card, ragazzi, siamo di fronte a una wild card, alla Bradley Smith e alla Claudio Corti. Dritto di Crosetti mentre Brugnone dodicesimo e qui mi sa che si è impantanato e non riparte più Crosetti. Quando vai dentro nel sabbione, che peccato. Vediamo, ci sta provando, arrivano i soccorritori, cercano con un gesto di portarlo in un posto dove c'è meno ghiaia. Lui probabilmente vorrebbe ripartire, bandiera verde che sventola. Fatica. Anche perché siamo al quattordicesimo giro. Sarà stanco anche lui. Sarà stanco anche perché mi dicevi che pista super stra impegnativa. Andiamo anche ancora un po' live a vedere qui. Mozzacchiodi che sta provando, sta facendo veramente un capolavoro. Ma nel Mozzacchiodi partiva sesto e se chiude terzo è veramente una gran gara. Sì, beh, assolutamente. Se vai già avanti una posizione da dove sei partito, hai già fatto qualcosa di buono, sicuro. Eccolo lì.
Infatti siamo ancora live con Mozzacchiodi, Andre, mentre Bartolini stava andando a chiudere probabilmente il 14° giro e si accinge penultimo giro in solitaria. Ah, è proprio, oh, cioè, ragazzi, hanno messo 4 secondi almeno tra sé e Malfatto. A questo punto si accontenta e dice, sai che c'è, mi tengo la seconda e va bene così. Quello Mozzacchiodi uguale. È che proprio si sono staccati tanto tutti e tre, guarda che roba. Cioè, mamma mia, anche cioè, da c'è tanto gap da tra ognuno. Di loro, tra ognuno è di come loro. Se stessero guarda girando... Brugnone qua, Andre. Ognuno da sta solo. Provando a prendere Perri e Venezia. Mamma mia, sarebbe un miracolo. Ma facile facile. Un sorpasso da parte di Brugnone, che si trova a decimo in questo momento e proverà a dare... Forse... No, è passato? No. Sai che forse non è passato? No, è Magnano. Magnano davanti, ancora Brugnone, contro sorpasso. Qua Brugnone esterno. Entra, undicesimo. Su Magnano stanno combattendo tantissimo. Qui questa volta invece su Perri. Vediamo se sul dritto riesce a passarlo. Sì, ci è già riuscito probabilmente Andre. Sì, sì. E questo ci fa capire che Brugnone sarebbe stato un protagonista. Ah, sicuro, sicuro. Infatti quello che abbiamo detto, mi sarebbe piaciuto vederlo con Bartolini. Peccato, peccato. Decimo Brugnone in questo caso. Mentre ci avviamo, accingiamo all'ultimo giro di Walter Bartolini. Final lap. Ha mollato un po' anche lui, Beh, sì, non ha senso tirare come un pazzo quando hai quel vantaggio. Intanto sì, è uscito, qualcuno è entrato in pit lane. Adesso capiamo anche chi. Probabilmente Crosetti, prima che è rientrato e non è riuscito a tenere poi in pista, mentre andiamo on board con Brugnone che spinge come un tarantolato. In questo caso non prenderà nessuno perché sono veramente troppo lontani Venezia e Milanese. Però prende qualche punto perché è decimo. Sì, è decimo. È un peccato peccatore. Davvero che sì, però era più peccato se non ripartiva, che sai che delle volte ti rimane la mano in bocca. 3, 4, 5 punti magari a fine campionato possono fare sono la importanti, differenza. Sono importanti, mentre tra un po' probabilmente staccheremo e andremo con Bartolini che probabilmente vince quasi sicuramente la gara con alle spalle Malfatto. Ultimo giro, Andrea Tomio, il mio Andrea Tomio si distrae, andiamo con Malfatto. Ultime curve anche per lui, in quella che è la 1000 Open. Eccolo qui, Walter Bartolini vince impennando. Grandissima gara, grande vittoria alle sue spalle. Luca Malfatto partiva in pole, secondo si accontenta, chi si accontenta godi, diceva Ligabue. Terzo Mozzacchiodi, quarto Cristini, grande, bravissimo Manuel Mozzacchiodi. Bravi, bravi tutti. Guardalo lì Cristini, gran gara anche per lui da decimo a quarto. E poi Max, guardalo lì con la gambettina per salutare. Fuori per salutare. E aspettiamo anche Palladino, intanto Bocelli, sciacca, vediamo Palladino che vince la propria sfida su Bocelli. Riesce ad arrivare quinto, Bocelli sesto, sciacca settimo, Milanese, Venezia, Brugnone. Brugnone per me si è avvicinato tantissimo a Venezia, ma non lo riesce a scavalcare. Erano tanto lontani, sì, Andre. Sì, anch'io. Guardali lì, se aveva un giro ancora. Brugnone con un giro scavalcava probabilmente Venezia e Milanese, che però si guadagnano l'ottava e la nona piazza. Decimo Brugnone, pace Perri, Magnano, Cornia, Andre. Ho bisogno di boccheggiare. Bella gara, grande vittoria di Bartolini. Bella vittoria e niente, dai. Diamo la linea a parco chiuso a Nilo, le interviste. Sentiamo loro e poi... Sentiamo loro, andiamo a vedere anche un po' quello che è il parco chiuso e poi ci rivediamo per le interviste post-gara. Con Matteo Crosetti per farci raccontare cosa è successo. Dopo sono andato lungo perché non ho più frenato. Ho avuto un problema alla mano e non... Per sicurezza sono uscito perché non mi fermavo più. Hai preferito così? Decisamente sì. Dai. Mi spiace, ma sarà per la prossima. Andrà meglio la prossima. Speriamo. Grazie mille. Grazie a te. Gabriele Perri al parco chiuso. Gabriele, com'è andata? Fatica? Purtroppo tanta fatica. Abbiamo cercato di guidare un po' sopra i problemi e portare a casa qualche dato in più per la prossima gara. Purtroppo abbiamo fatto solo una gran fatica questa gara. Speriamo la prossima di riuscire a rifarci e trovare una dritta a questa moto nuova che stiamo un po' tribulando. Per fare esperienza, sì, allora, per la prossima gara, dai. Abbiamo cercato di portare a casa più dati possibili e speriamo di raddrizzare le cose per la prossima. Certo, alla prossima gara allora. Grazie Gabriele, grazie a te. Grazie. Oggi ho fatto una bella gara, non riuscivo ad avere il passo di Walter. E con Cristian Brugnone eravamo lì, poi ha fatto un errore, non ho capito cosa è successo.
ho approfittato, però sono contento. Abbiamo fatto una bella gara, una bella qualifica ieri, perché sono contento, molto bene. E noi siamo contenti per te. Andiamo da Valter. Ciao Valter, com'è? Ciao a tutti. Bene, dai, è andato bene. Abbiamo cambiato un po' di robe, allora non sapevamo ancora in gara, sai, come andava, confronto l'anno scorso, allora adesso però abbiamo visto che, sai, è andata bene. Siamo andati bene, adesso vediamo di migliorare ancora un po' qualcosa. Ottimo, grazie, dai. Grazie. Alla ragazzi. Prossima gara. Manuel. Eccoci. Allora, no, sono contentissimo. Andare a podio in mezzo a tutti loro, che io l'ho sempre visti da lontano, nel senso sono anni che li conosco, sono sempre stato dietro. Oggi ho fatto i primi 2-3 giri, anche forse 5, cercando di stare attaccato anche un po' con Walter e tutto, poi avevo un passo nettamente superiore, non sono riuscito, però a terza posizione sono felicissimo. Ma io dico, o davanti o dietro, per noi è bello vedervi sempre tutti insieme. Sì, quest'anno non posso dire niente, sono super contento, tutto il weekend che va bene, già dalla prima uscita che ho fatto quest'anno sono subito andato abbastanza forte e speriamo di continuare così tutta la stagione. Grande mano. Grazie. Ciao Paolo. Tanto voglio fare i complimenti a loro che sono andati veramente forte. E siamo tanto indietro con la messa a punto, però il risultato mi va benissimo, sono contentissimo e stiamo lavorando e sicuramente arriviamo, sicuramente. Grandi, grandi tutti, grazie mille. Ciao. Ciao. Che ti aspettiamo. Eccoci qui dopo l'intervista, sempre con Andrea Tomio, grande vittoria di Bartolini, secondo Malfatto, terzo Mozzacchioli, ci aspettiamo a Cremona però una bella sfida a 4, io ci butto dentro anche Brugnone evidentemente. Direi di sì, sarà sicuramente uno dei protagonisti. E sarà grande spettacolo, ragazzi, è stato un piacere, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi. Alla prossima gara!